22:36, seconda e ultima parte di Focus. Agghiacciante il delitto commesso da questi attentatori in un paese a pochi chilometri da Rouen, in Normandia. Questo sacerdote fatto inginocchiare davanti all'altare e quasi decapitato. Gli attentatori hanno letto un sermone in arabo e poi hanno cercato di uccidere altra gente. Probabilmente c'erano. Fortunatamente c'erano poche persone, una suora è riuscita a scappare, poi i due terroristi sono stati uccisi dalle teste di cuoio. Ovviamente paura in tutta l'Europa, perché ormai siamo quasi a una strage al giorno. Finché Italia e gli altri paesi della UE non faranno un'efficace politica europea ed estera, non risolveremo né i problemi nostri né i problemi loro. Siamo già oltre i 1000 sms, grazie tante. Allora, vice sindaco, poi sentiremo di nuovo Giampaolo Gobbo. Lei ritiene che per ora ci sia stata, diciamo, questo accanimento sulla Francia e sulla Germania sia dovuta ad una concentrazione di foreign fighters, di ragazzi della seconda, terza generazione, oppure a che cosa? Cioè, come mai noi non siamo ancora stati coinvolti, per fortuna, direttamente da queste stragi? Beh, ovviamente non credo ci sia quello che dice, nel senso che in questi paesi, la Francia in particolare, ci sono delle concentrazioni di etnie che provenienti da queste, dall'Africa, dal Nord Africa, che sono integrate lì da molti anni. E questo fa pensare ancora di più, perché voglio dire, non c'è neanche la giustificante della reazione rispetto a situazioni magari vissute in quei paesi dove ci sono le bombe che cadono, i bombardamenti, perché poi quando uno muore, la reazione c'è, nel senso che proprio lì c'è un approccio di tipo ideologico, sì, giustificato dalla matrice religiosa, che porta a queste azioni, e questo, se vogliamo, ancora più grave. L'Italia non ha questo contesto sociale, o almeno non è così importante. Noi abbiamo qui comunità residenti di terza generazione, ma poche che arrivano dal Nord Africa. Qualcuno di noi si ricorda, in Veneto in particolare, i marocchini, le prime comunità che sono vissute, c'è qualcosa di quelle aree, ma non delle aree oggi oggetto delle crisi internazionali, perché anche dal punto di vista coloniale erano aree più vicine ai paesi che oggi sono in qualche maniera oggetto di questi attacchi. Allora, io spero che in Italia questo non avvenga, ovviamente cioè vorrei che non avvenisse da nessuna parte, però insomma non possiamo escluderlo, perché situazioni di quel tipo non si possono escludere e sono molto difficili anche da prevenire, nel senso che poi sono gesti che si avvicinano alla follia della persona. Rispetto alla follia è difficile fare un'operazione di prevenzione con i mezzi tradizionali, gli stessi mezzi dell'intelligence, delle forze di polizia, della magistratura, per quanto possano essere migliorabili, comunque sono efficienti. L'Italia è un paese che ha sconfitto il terrorismo, è un paese che ha fatto e sta conducendo una battaglia importante contro la mafia, quindi è attrezzato da questo punto di vista, però credo che neanche noi potremmo arrivare a quei livelli. Insomma, quello che è successo in quei paesi difficilmente si può fermare prima. Quando c'era la guerra in Italia combattevano anche le donne, non scappava nessuno. E oggi, tra l'altro, a proposito di mafia, inchiesta della Guardia di Finanza a Trieste, no, detta anche la bella addormentata, che non succede mai niente, ma c'è la camorra. Ormai è accertato che nella Giulia, in Friuli Venezia Giulia, c'è la camorra anche a Trieste. Sindaco, allora, vabbè, a parte la camorra, chiedo anche a lei. Beh, è la multinazionale che fattura al mondo più di tutte, quindi non c'è nessun problema. Addirittura noi sappiamo che l'Andrangheta, cosiddetta nostrana, non dico nostra, che l'Andrangheta ha addirittura in conto vendita partite di droga miliardari, e quindi è una cosa assurda che il cartello del Medellin non ha mai fatto, anzi. Quindi questa è già per far capire qual è la situazione di queste multinazionali, e come il discorso adesso che abbiamo visto che gestiscono anche tutte determinate situazioni, pura mafia, gestiscono determinate situazioni con gli cosiddetti clandestini, no?
Il problema è questo, perché cerchiamo di capire. La prima clandestinità era data dai peschereggi di Mazara del Vallo, tornando al discorso che faceva l'amico sindacalista, dai peschereggi di Mazara del Vallo che importavano, appunto, diciamo dalle coste Marocco, Algeria, eccetera, importavano manodopera a bassissimo prezzo proprio per le colture dei mafiosi, delle aziende agricole mafiose, la raccolta del pomodoro, eccetera. È storia questa, quindi nessuno la nega. Quindi pensiamo anche che se la mafia, quel potere che ha, mafia intendiamo anche associazione, quindi anche potere vero, reale, se questi non avessero voluto che a casa loro sbarcassero tutti questi immigrati, credo che non avrebbero, non sarebbero o quantomeno non avrebbero avuto la vita così semplice e così facile. E torniamo però invece alla realtà che il dottor De Franceschi prima sottolineava, e quella è la vera preoccupazione, diciamo, mia e di chi ragiona oggi sul concetto lavoro e costo del lavoro. Perché purtroppo vediamo che le nostre aziende, che erano della qualità, della perfezione e tutto, vengono purtroppo a chiudere proprio per il fatto che si importa merce che praticamente ha un valore quasi zero e viene praticamente inserita in un contesto che praticamente toglie assolutamente la capacità di resistere alle nostre piccole aziende e medie aziende. E il discorso è vero, quello del costo del lavoro, perché dove il costo del lavoro si sta abbassando, questa nuova logica di portarsi anche tutte queste persone, che poi naturalmente se rimarranno, quelli che rimarranno, come rimarranno, eccetera, daranno, come già adesso abbiamo visto anche a Vellorba, ricordo il sindaco Serena che ha trovato in un capannone non so quanti, 5 o 6, che facevano praticamente i carrozzieri, senza ovviamente meccanici, carrozzieri, senza nessuna, diciamo, tutela né sindacale né tantomeno fisica, con attrezzi eccetera eccetera. E quindi questo è effettivamente un sistema per abbassare completamente la concorrenza, per togliere i diritti, perché è questa la logica, per abbassare... il cappello di questo discorso qua è impossibile da verificare prima. TTIP, questo è il cappello, ce lo confezioneranno così. Il TTIP, che è il trattato, sono giusto? D'accordissimo, grazie, avrei piacere se magari quando ci troviamo facciamo un discorso, perché su questo è un pezzo che anch'io sto battendo, perché purtroppo sembra non sia niente. E vediamo, a proposito di integrazione, determinate comunità che conquistano il territorio. Diciamo che le Chinatown oramai ci sono anche qua. E ricordiamoci comunque che quando si parla di mafia cinese è molto relativo il concetto, perché c'è sì qualcuno, ma ricordiamoci che questi sono soldi dello Stato. Chi compra? Compra come prestanome. Chi compra le attività, ma anche qua in città, vanno dal notaio... Che fanno con, prestanome. Esatto, ma fanno prestanome, perché i padroni in Lombardia e Veneto sono tre. Cioè le persone fisiche sono tre che hanno effettivamente, a parte qualcuno dopo che... Ma ricordiamoci che comunque è la logica del cosiddetto Partito Comunista Cinese. Perché ricordiamoci che la Repubblica Popolare Cinese, pur avendo tantissimi... Sì, c'è sempre qualcuno, diciamo, che vende se qualcuno compra, giusto? No, ma non c'è il minimo dubbio, cioè se ti tre magliette, allora ti do una questo... Una volta si parlava del... cioè c'era l'orgoglio di essere imprenditore, di fare qualcosa, lo si difendeva, e anche se si ricevevano offerte importanti, magari si aveva l'orgoglio di portare avanti le proprie attività. Oggi invece scopriamo che questa imprenditoria veneta, che poi fa quello che fa con la banca popolare, coinvolgendo tutto quello che coinvolge, si fa comprare molto facilmente. Ma ti faccio l'esempio. Non voglio giustificare, hai ragione, ma... Al mercato di Treviso, vengono le mamme a dirmi: sindaco, ho comprato 10 magliette e 3 mutande, pai putei, pa putea, che viene fuori i bubbi, questo, quello, che altro, da chi? Dai cinesi. Mandiamo i vigili in borghese, questi
comprano, mandiamo a Schio, dove c'è uno dei più forniti laboratori per verificare cosa c'è, ma dopo ti do ragione anche a te, sai, perché adesso arrivo anche al punto. Allora, là dicono che c'è un 20% di tessuto, un 20% di tessuto, cioè normale, certo. Poi c'è plastica, poi c'è alluminio e poi c'è materiale non conosciuto nella lavorazione tessile. Ti dico questo, ti dico tanto per capire, certo. Ma poi vengo a quello che dici tu, perché si parla ma tutti dopo non gli va a centrare l'obiettivo. Allora, una ditta di smistamento, veneta, venetissima, che faceva anche pubblicità per la televisione, dove arrivava il macio che guidava il camion e tutte le ragazzette guardavano sotto. Questo signore, che fatalità ha sposato una cinese, è stato in galera perché doveva smistare il materiale di scarto e quel famoso discorso che poi in teoria i giocattoli, perché tu parli di dire ma bisogna anche verificare, fanno sequestri milionari di giocattoli che sono fuori legge, certo, nel nostro mercato. Certo che magari costa 3 euro o costa 10 euro, magari se sblocca la vignetta è il puteo magna tanto che sia. Cioè, non è così, amico mio, assolutamente. Quel signore mandava il materiale che lui doveva assolutamente, l'azienda, parlo dopo, sai, la mandava, sai dove? In Cina, perché in Cina trasformano tutto. Quello che invece una volta si faceva con la Somalia, con la Jolly Rosso, con questo, con quello, con che altro, adesso quello è il grande mercato. E la poi te lo riportano a un euro. Attenzione! E qua andiamo, arriviamo. Il tema che faceva il sindaco, il vice sindaco, era questo. Allora, lei ha una visione che non è corretta, perché quando lei mi parla dell'orgoglio veneto, intanto il Veneto è una regione dell'orgoglio veneto. È una regione che ha delle caratteristiche, delle peculiarità molto precise. L'impresa familiare veneta non è che la trova in Piemonte o in Lombardia, certo, la trova qui. Quindi il cosiddetto casa capannone e quant'altro lo trova qui. Quando poi noi permettiamo, e questo siamo intorno a fine anni 90, primi 2000, permettiamo l'immissione di grossi fenomeni di distribuzione, dove all'interno di questi grossi fenomeni si immette il prodotto cinese, pakistano e quant'altro, ha un valore zero niente, cioè io voglio vedere il piccolo commerciante in piazza a Treviso o a Venezia come tiene botta, dove la sua maglietta al consumo costa tre volte tanto di quella che c'è lì per super quant'altro. È lì il problema, è stato lì il problema. E altrettanto non c'è soluzione, cioè voglio dire, no, la logica protezionistica non esiste rispetto a questo, perché il consumatore, che è il vero arbitro, se può, poi sono d'accordo con Gobbo quando bisognerebbe fare una valutazione sulla qualità, essere in grado di farla, certo, ma se io vedo due t-shirt, una a 10 euro e una a 1 euro e apparentemente sono uguali, la mia tendenza di consumatore è di quella di prendere quella a 1 euro. Scusi, quando la sua remunerazione è di 1 euro non può fare quello che sta dicendo, e questo è il problema. Allora, ma questo succede quando c'è la possibilità di scelta anche. Poi comunque i cinesi non comprano solo queste cose, si sono comprati anche la Pirelli, si sono comprati la Volvo in Europa, che sono aziende di eccellenza, voglio dire. Quindi, allora volevo sentire anche il sindaco e poi di nuovo Poli, no? Sull'orgoglio veneto, no? È successo di tutto in questi ultimi anni, no? Dal Mose in poi il sindaco, adesso penso anche al sindaco di Avano Terme, Luca Claudio, che dopo aver detto di non avere nulla a che fare con il malaffare ha detto no, le ho prese le tangenti perché lo chiedevano, me le imponevano gli imprenditori, no? Cioè, il Veneto è cambiato molto in questi ultimi anni, c'è ancora la credibilità di una regione diversa dalle altre, oppure no, secondo me? Ma secondo me non si fa di tutto un'erba un fascio. Il fatto che si vada in televisione riportando il caso di qualcuno che prende tangenti non vuol dire che tutti i sindaci, che tutti gli amministratori lo facciano. Io continuo a dire, anche come rappresentante dei comuni del Veneto, a fronte di un esempio negativo, noi abbiamo centinaia di amministratori locali, sindaci, assessori, consiglieri, che veramente sono a servizio dei propri cittadini, veramente fanno attività di volontariato, veramente mettono passione in quello che fanno.
Poi andiamo agli onori della cronaca per episodi negativi, ma perché fa più notizia l'episodio negativo piuttosto che quello positivo. Allora, gli esempi che ci sono stati di recente nel Veneto, un po' a tutti i livelli, è chiaro che non fanno bene, perché poi noi guardiamo il resto del paese e ci sono tanti esempi negativi, noi vorremmo essere anche migliori rispetto agli altri e io sono convinta che al di là di tutto il popolo veneto abbia una marcia in più, però questi episodi non fanno sicuramente bene. È un momento storico in cui vanno fatti dei ripensamenti, in cui secondo me è giusto comunque anche un cambiamento della classe politica in generale. Lo dico a livello nazionale, lo dico anche secondo me a livello europeo, perché per quello che si sta profilando, secondo me, sempre di più bisogna trovare delle persone che gestiscano con responsabilità, perché la situazione non è sicuramente facile, ci troviamo di fronte a disoccupazione, immigrazione, terrorismo, che sono tutte delle tematiche che sono diverse rispetto al passato. Se io vado a vedere anche un amministratore degli anni 90, ha comunque una situazione diversa dall'amministrazione attuale, perché ti trovi con delle problematiche completamente diverse, forse anche più difficili. Quindi anche un cambiamento della classe dirigente da questo punto di vista forse sarebbe necessario. Andiamo a recuperare i corpi dei clandestini anche in fondo al mare, se potessimo anche sulle spiagge libiche, la mafia siciliana applaude. Vediamo un servizio da Bassano del Grappa sui funerali di Gianpietro Procopi, il commercialista di 75 anni che si è suicidato pochi giorni fa. L'intera città si è stretta oggi per l'ultimo saluto a Gianpietro Procopi, 75 anni, il noto commercialista bassanese che lo scorso giovedì ha deciso di mettere fine alla propria vita con un colpo di pistola nel suo studio di via Roma. Oggi, ha detto l'abate Tomasi nella sua omelia, è solo il giorno del silenzio. Un silenzio assordante per quanti nella loro vita hanno avuto modo di incontrare e stimare Procopi. Nessuno in città riesce ancora infatti a spiegarsi le ragioni di un gesto così improvviso ed inatteso. Non la moglie che per prima ha trovato il corpo senza vita del 75enne, non i figli Elisa e Nicolò rientrato dal Brasile. Al momento di certo c'è solo un biglietto, poche parole d'addio a confermare un travaglio interiore che nessuno aveva saputo cogliere fino alla tragedia di giovedì. Servizio di Barbara Todesco, si scoprirà alla fine che quest'uomo integerrimo, molto stimato, si è trovato in una situazione in cui è stato infilato da qualcun altro, un meccanismo tremendo che lo ha stritolato e lui probabilmente non aveva colpe o si è sentito con una pesantissima responsabilità che qualcun altro gli ha attribuito. È una ipotesi, sono letture. Beh, direttore, il fatto di essere, per esempio, se il collega era un presidente di un collegio sindacale, il semplice fatto che un sindaco ha lavorato male nella certificazione del bilancio, risponde il presidente, quindi cioè, non è una cosa tanto assurda quello che sta dicendo. Cioè. Può essere, vedremo, poi ci sarà l'inchiesta, ma dovranno soprattutto dirci che cosa Procopi ha lasciato scritto nella sua lettera, dovranno dircelo. In Italia non c'è più la democrazia ma un regime mafioso che controlla politici, banchieri e televisione compresa la RAI, per l'appunto. Poli, come la pensa su questo? È un paese marcio, nelle fondamenta, qualcuno si salva, siamo tutti potenzialmente dei farabutti? Perché ho l'animo del bicchiere mezzo pieno, ma io non la vivo così la situazione del nostro Stato. Io ho ancora l'ardire di pensare che il nostro è un popolo meraviglioso, perché soprattutto nei momenti di bisogno è un popolo che sa stringersi ed abbracciarsi e sa dare quel qualcosa di più del disfattismo che leggiamo in questo messaggio. Certo è che le male abitudini che hanno avvolto questo paese e passando da Tangentopoli, quindi dalla Prima Repubblica alla Seconda Repubblica, a volte ci viene da dire che non sono scomparse, ovvero, citando la battuta di una persona che mi sta molto vicino, mi dice spesso, qui anche il più pulito c'è la rogna. In realtà però io ritengo che ci siano delle difficoltà a curare un malato grave come è quello del nostro sistema, perché poi stiamo ragionando di un sistema complicato, burocratico, a volte eccessivamente burocratico, e qui anche qui volevo fare un inframmezzo. Prima ragionavamo di costo di lavoro, perché mi viene molto più pratico ragionare di ciò che pratico tutti i giorni.
Ho ben presente il caso di una multinazionale americana che ha investito nell'Alto Vicentino, premiata fra le altre cose dalla Camera di Commercio di Milano qualche anno fa per aver fatto un corposo investimento, ed ha scelto di investire nell'Alto Vicentino non tanto perché il costo del lavoro fosse un elemento di competizione, anzi il costo di lavoro molto similare a quello che poteva avere in stati del nord Europa piuttosto che... Gli intoppi, ciò che ha denunciato, ad esempio, il maggiore, è stata la difficoltà di mettere un'insegna, il totem, e di ottenere le autorizzazioni, in quel caso, dalla diretta amministrazione. Quindi la lamentela, non tanto sul grado di efficienza, di flessibilità dei nostri lavoratori, che sono lavoratori abilissimi, che hanno costruito fattori di successo in tutto il mondo, no? con i prodotti che hanno ideato, costruito e poi commercializzato, ma le difficoltà di poter ragionare in termini fluidi e pratici su questioni che sono di quotidianità. Ragionavo prima con un amico e ci dicevamo che oggi per dare la degna sepoltura in un comune diverso devo ad esempio chiedere l'autorizzazione a X comuni per poterli attraversare. Piuttosto che per fare incenerire devo oggi nel 2020 ancora operare col cartaceo e spedire da qui a un'altra parte d'Italia l'autorizzazione che mi ha rilasciato il comune. Allora, se c'è un ritardo nel nostro sistema al di là del costo del lavoro è anche quello delle comunicazioni, cioè la digitalizzazione del paese è ben lunga, ben lungi dal divenire, ma nel 2020 che è un grande fattore di competizione noi ci siamo, ecco qui sì, stiamo arrancando. Poi se per colpa del sistema fraudolento o per colpa della pigrizia del sistema a muoversi, questa è una risposta che voglio dire, lascio evidentemente alla politica che ha le risorse e le capacità decisionali per poterlo fare. Allora i comunisti hanno aperto le porte ai clandestini per mangiarci sopra, vedi cooperative, ricordate cosa si augurava a Natale i capi di Roma Capitale, che dicevano appunto rende più l'immigrazione che la droga, no? È vero, vediamo che evidentemente e del resto anche questo è stato una soluzione all'italiana, visto che il governo non si è trovato pronto a queste cose, per cui stanno facendo un po' di improvvisazione. Vediamo imprenditori di un settore che se non riescono a vendere magari le case, danno la casa perché sanno che hanno. Bisogna vedere fino a quando, bisogna vedere poi se lo Stato non dà più i soldi e questi signori sono ancora dentro, se andranno fuori e con come andranno fuori. Quindi ci sono tante situazioni che quindi vengono messe in piedi e fatte, per carità, non dico che sia... Cioè la legge la può fare, possono farlo, per cui è una situazione che vediamo, però quando si leggono appunto certe cose, vediamo Mafia Capitale, vediamo tante altre cose, vediamo quello che è successo giù a, come si chiama, CEO, cos'era? Quello di... Carabineo. Bravo, Carabineo, che fra una cosa e l'altra ci sono stati, neanche là non c'è controllo, per cui c'è stato l'omicidio di quella signora che hanno buttato giù dalla finestra dell'albanese, che gli hanno sparato perché era dentro e voleva difendere dalla violenza e dalla rapina. Questo le risulta, i gommoni clandestini sono forniti da una fabbrica italiana. No, ma è di tutto, là c'è di tutto e di più. C'è di tutto e di più. No. Però non si riescono a fermare sti barconi, voglio dire. Cioè, si è detto, ma la legge li bombardiamo, li fermiamo. Ma loro adesso addirittura non mettono neanche la benzina per arrivare, mettono la benzina per arrivare fino a Tot. Dove sanno che vengono poi a prendere. Con il satellitare fanno la chiamata, arriva la nave e li caricano su, quindi cioè, è un'organizzazione, questi sanno più di noi su tutte le leggi, sui loro diritti, perché di doveri non ne hanno mai parlato, e questo è il problema appunto anche. Sì, ma era bello, prima era passato un messaggio dove c'era scritto di insegnare un lavoro ai clandestini e rimandarli lì. Il problema è che non interessa fare un lavoro, perché quando un immigrato viene qui la sua massima occupazione e spinta è quella di prendere il più possibile. Noi abbiamo visto in studio un caso, adesso c'è la detrazione dei familiari a carico, c'era un soggetto che aveva 5 familiari a carico e non è neanche sposato.
in totale abuso normativo, nessuno va a controllare, cioè questi ma vengono e qui, fanno la zia, e la pensione? Non controllano le pensioni estere, la non, pensione non, su estero, italiana su estero, perché hanno chiamato su la prima immigrazione albanese, ad esempio, ci sono ancora attualmente tantissimi e quindi albanesi questo che prendono la pensione di ciucciare dal paese, Albania, non di dare, Albania. Questo purtroppo, cioè, io credo che il console sì, si meraviglierà di quello che stiamo dicendo, perché siccome è distante, cioè è distante, ma arriva. È distante, tanti anni che c'è fuori dall'Italia. E mi sa che ci rimane volentieri, eh? Ci rimane volentieri fuori dall'Italia, purtroppo, come tanta altra gente, in un momento così drammatico. 23.01, dobbiamo chiudere qui, davvero saremmo andati avanti ancora, ma ci sono i telegiornali che partono. Grazie, più di 1.500 sms, davvero sensazionale. E ci vediamo comunque domani sera per un altro dibattito, domani mattina Sveglia Veneti e poi tutta la nostra programmazione. Grazie ai nostri ospiti, buonanotte, arrivederci. Buonanotte. Fino al 31 luglio approfitta dell'offerta a canone zero. Informati sul sito ascotrade.it. Bettin Motors, concessionaria Skoda per Padova e provincia, a Piove di Sacco. www.bettinmotors.it